come reagisco io dinanzi alla mia croce, dinanzi alle mie croci, dinanzi alla sofferenza mia. E quando dico mia, non intendo solo soltanto una malattia, per esempio, che mi colpisce, ma anche la sofferenza di vedere la sofferenza di una persona che amo, di una persona che voglio bene. E anche quello è portare la croce. Anche quello è saper portare la croce. Ma che cosa vuol dire portare la croce? Certamente portare la croce non è qualcosa, come dire, ragionevolmente accettabile per l'uomo. Allora è importante comprendere alcune cose. E alcune cose che Gesù ci dice, ci ha detto quando ci ha indicata la via per seguirlo. Chi vuole seguirmi prende la sua croce e mi segua. Cosa vuol dire portare la croce? Vuol dire portare la propria di croce. Non pensare di portare la croce guardando gli altri, no. Portare la croce che io ho in questo momento. Vivere il problema fisico, spirituale, psicologico che io vivo in questo momento. Perché quella è la mia croce. E se io accolgo il momento della prova, il momento della sofferenza, come la mia croce, come qualcosa di mio, bene, io prendo più coscienza e consapevolezza di quello che sono e di quello che devo vivere. Non vedere la croce degli altri, ma la mia croce, perché poi dobbiamo, se siamo cristiani, dobbiamo anche credere a quello che ci hanno detto sempre molti santi, e cioè che il Signore, se ti dà una croce, ti dà anche la forza per vivere la croce. Perché vedete, io dico che, con un linguaggio oggi un po' rivisto, che il Signore non ci manda le croci, le sofferenze, le malattie, quelle sono parte della vita umana e della natura umana, ma il Signore ci dà molto di più, cioè ci dà due cose. Lui soffre con noi, Lui ci aiuta a portare la croce e quindi ci dà la forza, ci dà il coraggio per vivere e per portare la mia croce. La croce poi non è passività. Porto la croce con rassegnazione, non vuol dire rinunciare, ma alla croce bisogna arrendersi, nel senso che bisogna accoglierla. E se io accolgo la croce che vivo, io troverò la forza per lottare. Portare la croce vuol dire lottare, resistere, combattere. La croce, portare la croce è un fatto attivo e non di passività. Se io ho una malattia, devo lottare. Non posso vivere dicendo vivo con rassegnazione e non mi curo. No, se ho una malattia devo lottare, devo andare dal medico, devo farmi le cure e devo reagire anche interiormente. Devo resistere. E così per ogni altra problematica della nostra vita. Portare la croce significa che la sofferenza non si cerca, perché la sofferenza nessuno di noi la deve cercare, ma quando viene, perché è naturale, è umano, si accoglie quando arriva e la dobbiamo combattere per quanto umanamente è possibile e per quanto la scienza comunque ci dà gli strumenti per poter combattere questa sofferenza. Questo è anche portare la propria di croce. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.